La fine della storia d'amore tra Jennifer Lopez e Casper Smart è diventata nota solo qualche giorno fa. La celebre popstar e il toyboy più fortunato dell'universo si sarebbero detti addio in maniera amichevole, senza strascichi spiacevoli e, soprattutto, spazzando via le ipotesi secondo cui tra loro sarebbe finita a causa di qualche scappatella di Casper con dei transessuali. Rimesso il gossip al suo posto, i due si sono detti addio nella speranza che la fine della loro storia d'amore fosse presto dimenticata. Ovviamente, così non è stato. Emerge oggi l'ultimo pettegolezzo secondo cui sarebbe stato proprio Marc Anthony, ex marito di J.Lo, a consigliarle di lasciare il bel toyboy con il quale la Lopez viveva una relazione già da 3 anni. Prima di chiedergli di lasciare la loro casa, Jennifer avrebbe chiesto consiglio al suo ex marito, un porto sicuro nonostante il modo in cui la loro storia d'amore si è conclusa. Marc Anthony, il porto sicuro di Jennifer. All'epoca, il cantante fu accusato di aver ripetutamente tradito l'ex moglie, soprattutto con Jada Pinkett, compagna di Will Smith. Ma non è corretto pensare che tale gossip abbia rovinato quel rapporto durato 7 anni. Disinnamorata di Casper al punto da volerlo lasciare, Jennifer sarebbe tornata proprio dal suo ex affinché le consigliasse cosa fare. Secondo E. Neu, Anthony sarebbe stato immediatamente favorevole a questa rottura, consigliata caldamente all'ex moglie, con propositi che sono stati puntualmente messi in pratica. Casper e Jennifer rimarranno amici. Finito l'amore, non è terminato l'affetto di Jennifer nei confronti del 27enne ballerino che, per 3 anni, è stato il suo compagno. La popstar 44enne avrebbe chiesto al suo ex di poter rimanere amici, soprattutto per i piccoli Max ed Emme, i gemellini avuti da Marc Anthony. Jennifer è determinata a fare in modo che Casper non esca completamente dalla sua vita. Vuole che rimangano amici per il bene di Max ed Emme che adorano il suo ex compagno. I bambini lo amano troppo, lo ritengono parte della loro famiglia e anche la Lopez li vuole ancora bene. La loro non sarà una rottura destinata a dividere nettamente i rispettivi percorsi di vita. Probabilmente, li rivedremo ancora insieme anche se in una veste diversa. La separazione, però, è ufficiale e il fatto che ci sia lo zampino dell'ex marito di Jennifer contribuisce a farci vedere tutto quanto accaduto sotto una luce diversa. Chi se ne frega?